Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Lazzaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Tredicina sente giustificata. Che numero di interno? Funziona l'articolo 58 su Ciampino e la sicurezza. Sono presenti 15 assenti la presidente più 9 consiglieri di consigliere. Allora, sono presenti 15 consiglieri, assente 9 tra cui la presidente, consigliere giustificato, tredicina, quindi c'è il numero legale. Possiamo aprire la seduta. Intanto nomino qua gli scrutatori, i consiglieri Carrus, Caccamo, La Notte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione al tavolo della presidenza. Grazie. Prima di procedere all'ordine del giorno devo fare alcune comunicazioni all'Assemblea. Allora, prima comunicazione. Il gruppo del Partito Democratico ha formalizzato l'elezione del nuovo capogruppo in Franco Quigliotta e l'elezione dei due vice capogruppo Cinzia Lancia e Valeria Vitrotti. La lista civica Marino ha cambiato, non è più Federica Lenci capogruppo ma consigliere Francesco Laddaga, che diventa capogruppo della lista civica. Contemporaneamente la consigliera Federica Lenci è uscita dal gruppo lista civica aderendo al gruppo misto. Quindi diciamo ci sono queste variazioni tra i gruppi consigliari. Un attimo, consigliere Torino, per favore. Allora, sono pervenute al tavolo della presidenza due mozioni articolo 58, uno sul programma integrato X2 Ciampino, l'altra a firma dei consiglieri Poli, Francesco Laddaga, Tutino, Benassi, Carrus e Cofano. L'altra mozione, sempre articolo 58, sulla sicurezza integrata, a firma dei consiglieri Era Carrus, Francesco Laddaga, Marco Poli, Benassi e Monica Lozzi. Io ritengo di accogliere queste due mozioni, articolo 58, e di portarle in discussione al prossimo Consiglio. Grazie. Allora. Presidente, io su questa comunicazione. E portarla in discussione al prossimo. Merita a che cosa, consigliere? La comunicazione che ha appena fatto, sì. Quindi sull'ordine della comunicazione, presidente. Sì. Intanto la ringrazio per aver accolto la mozione, ma così come ho operato per i casi precedenti, quindi dei scorsi consigli, manca la dichiarazione che vengono poste al primo punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio, così come ho operato con i colleghi del mio stesso gruppo. Grazie. Il regolamento prevede che le mozioni presentate con l'articolo 58 e che il Presidente recepisce, ma che porta in discussione il Consiglio successivo, vanno al primo punto dell'ordine del giorno. Lo prevede il regolamento, non è la mia concessione. Grazie.
Consigliere Tullino, in merito a che cosa? Ordine del giorno, Presidente. Sulla mozione, sulle mozioni ex articolo 58, poiché sono state presentate come articolo 58 proprio vista la loro urgenza, chiedo che vengano poste all'ultimo punto dell'ordine del giorno odierno e ove non vi sia la possibilità di discuterle, si rimandino al prossimo Consiglio, perché mi pare che da regolamento dovremmo fare così. Se può verificare questa cosa e porle all'ultimo punto dell'ordine del giorno odierno. Allora, io già credo di aver già espresso quello che intendo, come intendo procedere. Ritengo accoglibile le due proposte e rilevata la loro urgenza, perché abbiamo ancora qualche altro tempo e stiamo ancora discutendo sul Pentito Ciampino, credo che di recepire la mozione e di portarla in discussione al prossimo Consiglio, al primo punto, all'ordine del giorno. Grazie. Procediamo. Allora. Primo punto all'ordine del giorno. Proposta di risoluzione avente ad oggetto organico insegnante scuola dell'infanzia e dietisti. Presidente della Commissione può presentare questa risoluzione, grazie. Grazie Presidente, grazie colleghi, Assessore. Questa risoluzione riguarda l'organico degli insegnanti della scuola dell'infanzia e le dietiste o dietisti. Io partirei dal risolve cosa. Ringrazio intanto la Commissione che ha lavorato in modo intenso, forse siamo un po' in ritardo, ma comunque siamo riusciti a predisporre un testo che ha formulato una richiesta che forse doveva giungere un po' in anticipo, per questo ci scusiamo, ma pensiamo di essere comunque giusti nell'affermare quello che chiediamo. Intanto la situazione che si vive nelle scuole dell'infanzia per i supplenti, quello che ci hanno raccontato gli uffici, è una situazione un po' che va oltre il limite, quindi ogni anno noi assistiamo a questo stilicidio la mattina in cui si devono reperire gli insegnanti e contestualmente il Comune di Roma aveva fatto una procedura, quindi il Dipartimento Risorse Umane aveva predisposto una procedura pubblica per titoli ed esami per il conferimento di 300 posti per il profilo professionale di insegnanti nella scuola dell'infanzia, categoria C. È stata formulata una graduatoria, quindi ci sono tutte le carte per poter avviare a un principio fondamentale, quello di spendere bene il denaro pubblico. Ora, a fronte di 14 milioni di euro che comunque spende il Comune di Roma per le supplenti, e pensando un po' a quello che è l'anno che noi dovremmo ricordare che dovrà essere l'anno dedicato al lavoro, quindi all'impegno forte per mutare questo aspetto del precariato, della disoccupazione che vede nel nostro territorio delle punte altissime, ma in questo caso si tratta essenzialmente di un diritto acquisito, perché l'organico formulato dalla Giunta Capitolina era quello di prevedere nel 2013 l'assunzione di ben 901 unità in più rispetto ai pensionamenti che ci sono stati. Questo io sto raccontando quello che riguarda l'aspetto degli insegnanti, poi non parliamo della procedura inerente ai dietisti, sono 57 vincitori, di cui 24 idonei, voleva dire potevano essere assunti subito. Noi ci abbiamo lavorato molto e abbiamo fatto una risoluzione molto articolata e lunga, approvata all'unanimità nella Commissione Scuola, per cui ringrazio i consiglieri, ringrazio l'assessore che
ha partecipato insieme a noi alla stesura di questa risoluzione e chiediamo quindi fortemente al vice sindaco, alla giunta, cioè intanto impegniamo il presidente della nostra giunta affinché si attivano verso il sindaco e l'assessore competente, cioè il vice sindaco, affinché nel piano assunzionale 2014-2016 l'assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici per i profili professionali degli insegnanti della scuola dell'infanzia e dei dietisti, e quindi chiediamo il progressivo anche scorrimento delle relative graduatorie al fine di soddisfare il fabbisogno risultante dalla pianta organica, assicurando l'adeguata copertura del servizio per l'anno prossimo, quindi 14-15. Contestualmente quindi si chiede di utilizzare in ossequio alle vigenti disposizioni legislative le predette graduatorie pubbliche per l'assunzione a tempo indeterminato per il conferimento da parte del competente dipartimento degli eventuali incarichi a tempo determinato. Ad attivarsi nei confronti del governo, questa è una richiesta ardua, ma l'abbiamo citata nel dispositivo perché c'è una contraddizione, perché l'articolo 14 della legge 122 già di per sé lo prevede, prevede nel patto di stabilità interno le altre disposizioni sugli enti territoriali, consente agli enti locali di procedere alle assunzioni di personale educativo e docente oltre il limite del patto di stabilità interno per garantire in base alle proprie risorse economiche la copertura delle dotazioni organiche dei servizi educativi e sociali. Quindi, come dire, ricordare comunque e chiedere la concessione anche in deroga all'articolo 14 della legge 122 del 2010 del patto di stabilità è un impegno nel risolvere di questa risoluzione. Sicuramente è un momento difficile per il Comune di Roma, però da questa analisi, da questo lavoro che abbiamo fatto noi in Commissione è evidente, chiaro. Anche le indicazioni degli uffici sono state unanimi rispetto all'analisi costi-benefici. È meglio, è importante avere una continuità didattica del personale anziché chiamare supplenti tout court ogni mattina e quindi dare pure un input nuovo rispetto a queste nostre risorse che già in questo mese di luglio hanno dato già la piena disponibilità per rendersi sempre disponibile per il mondo della scuola. E quindi penso che nella discussione ci possiamo avviare a un'approvazione che caratterizza un'unanimità fondamentale, non apparente. Quindi ringrazio tutti i consiglieri, ringrazio il Presidente, e questa non l'ho letta integralmente, ma il testo integrale è girato in tutta la Commissione. Quello che non ho citato è la data di approvazione della Commissione, ma se non vado errato era il 18, che non è riportato nella presente risoluzione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Allora apriamo la discussione, chi vuole intervenire? Non ci sono consigliere Benassi, prego. Grazie Presidente, colleghi e colleghi consiglieri, assessori presenti. Dunque, giusto aggiungere qualcosa oltre a quello che ha detto già il consigliere Ciancio, diciamo che la spinta alla redazione di quest'atto è arrivata nel momento in cui negli altri municipi diverse forze politiche sia di centrodestra che di centrosinistra hanno raccolto un'informazione da parte dei dietisti che erano rimasti ancora in sospeso dopo la vincita del concorso che appunto è citato in quest'atto. In questo momento abbiamo una carenza
del personale dei dietisti, come ha già detto il consigliere Ciancio, ci dovrebbero essere in servizio 116, ma in realtà al momento ce ne sono solo 57 e in questo municipio sono solamente due quelli veramente in servizio, quando in realtà dovrebbero esserne 5. È evidente che si tratta di una risoluzione che tiene conto, di, come ha già detto il consigliere Ciancio, di alcune problematiche riguardo il bilancio, quindi in questo momento le assunzioni sono sospese, però dobbiamo anche dire che nel momento in cui questa città ha un nuovo statuto, un ordinamento che la definisce Roma Capitale, quindi le conferisce la possibilità di avere risorse, quindi di avere personale e di avere una migliore qualità di servizi, beh, insomma, sarebbe veramente uno scandalo, ma insomma parola un po' troppo grossa, se non riuscissimo a sopperire a queste mancanze. Grazie. Grazie a lei, consigliere Benasse. Altri interventi? Consigliere Valdaca, prego. Grazie Presidente. Io intervengo come lista civica soltanto per dire che abbiamo condiviso il percorso in commissione e volevo ringraziare il consigliere Benassi per aver sottoposto l'argomento all'attenzione della Commissione ed anche il Presidente per averlo portato avanti cercando la più ampia condivisione e allargando anche il tema di quella che era inizialmente il documento. Quindi siamo ovviamente pienamente favorevoli soprattutto all'iter che è stato seguito e ovviamente anche all'argomento che questo documento ha in oggetto. Quindi, insomma, non possiamo che felicitarci di come tutta l'operazione è stata condotta e portata a termine e ci auguriamo che oggi in Consiglio il voto sia unanime e senza problemi. Grazie. Grazie a lei, consigliere Valdaca. Altri interventi? Non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, la risoluzione è approvata con 20 voti a favore, nessuno astenuto, nessun contrario. Allora, interrogazione numero 35 del consigliere Matronola riguardante i lavori largo Appio Claudio. Prego, consigliere Matronola. Buongiorno a tutti. Allora, consigliere, assessore, direttore, segretario, tutti, va bene, non so. Maggioranza, opposizione. Allora, l'interrogazione presentata il 10 giugno, quindi, verteva su un problema, c'era cioè un ostacolo sull'attraversamento largo Appio Claudio, proprio sull'attraversamento pedonale, ma da diverso tempo. Io penso che il 10 giugno io l'ho presentata, ma credo che quell'ostacolo stava lì da oltre due mesi. Bisogna dire quando ci stanno i saldi invernali, perché basta che andare al negozio all'angolo, io vado spesso lì e pertanto dico che erano un paio di mesi, forse qualcosa di più, assessore. E non si riesce a capire come mai, io faccio l'interrogazione, dopo una settimana viene rimosso l'ostacolo. È strano però, non è strano, è normale. Vabbè, no, io mi auguro, forse qualcuno se l'era dimenticato che c'era un ostacolo sull'attraversamento,
Vabbè. No, qualcuno forse sarà dimenticato di controllare, perché magari poteva essere competenza del dipartimento, visto che stava proprio sulla linea dei negozi, quindi una parte spetta al municipio come manutenzione e una parte spetta al dipartimento. È dipartimento o era municipio? Qui era la diatriba che si era creata, almeno da quello che ho capito. Però comunque adesso credo che sia ormai sorpassata, perché è stato richiuso, è stato ripristinato. Però io, senza che lei mi risponda, assessore, perché tanto la motivazione sarà quella che era l'Italgas che stava facendo i lavori. Allora va bene, allora mi risponda così dopo mi ricarico. Va bene, ok, va bene. Grazie. Prego, assessore Morgio. Signor Presidente, consiglieri, no, io colgo l'occasione di questa interrogazione. Intanto io invito non solo alle interrogazioni, ma se vogliamo rendere più snello il lavoro di tutti e dare un contributo al governo di questo municipio in modo da poter risolvere i problemi nel tempo più breve possibile, ma nell'interesse dei cittadini che tutti quanti noi rappresentiamo. E quindi dare un contributo a me e agli uffici per intervenire nel più breve tempo possibile, questo diciamo l'assessorato, ma l'ufficio tecnico è come dire, ben lieto di accogliere tutte le segnalazioni, anzi le ospichiamo. La questione di cui parlava il consigliere Matronola, ahimè, è ancora un po' più complessa di quello che lui rappresentava. Ricorderete tutti che il 24 dicembre in quell'ambito c'è stata una rottura dei tubi di Acea che hanno purtroppo creato un forte disagio nella popolazione. Siamo stati, e devo dire grazie all'intervento di tutti, si è risolto in giornata in modo di poter dare l'acqua a migliaia di famiglie nella giornata della vigilia di Natale. Per farla breve, si era rotta con la conduttura dell'acqua, sapete tutto, l'ambito, l'intorno, la pressione dell'acqua aveva creato dei disagi, delle avvallamenti sui marciapiedi, sui sedimi stradali. Il ripristino successivo da parte della CEA non era fatto perfettamente e quel deficit e quel transennamento che è stato fatto successivamente dai nostri uffici su segnalazione della Polizia Municipale, sapete mai bene come funziona, o della società che ha in gestione dal punto di vista manutentivo quel lotto, è stato fatto. Dopodiché gli uffici hanno segnalato alla CEA di riintervenire perché il ripristino non era fatto così come andava fatto. Quindi per superare quel problema non era solo una competenza comunale da un punto di vista diretto tra dipartimento e municipio, ma c'era pure quest'altra implicazione, per cui i tempi probabilmente, come dice lei, io non ricordo precisamente quando c'è stato fatto il transennamento, però si sono allungati probabilmente per questo motivo. Una segnalazione magari pure due, tre settimane dopo, questo non garantisce lo sappiamo per via del quadrato, insomma, quando che si ripristini immediatamente, soprattutto quando la competenza non è comunale ma delle società di servizio, però ci aiutiamo per fare il meglio. Grazie. Consigliere Matronova, una breve replica. Soddisfatto, no? Assessore, mi sono presa la parola. Allora, assessore, io sono pienamente d'accordo con quello che ha detto lei. Lei ha detto che il danno, infatti questo è già qualcosa, il danno è stato causato a dicembre, e io le sto dicendo quando è che fanno i saldi estivi invernali, a gennaio, il ripristino c'era stato, no, vabbè, bisogna fare i filmati. Comunque le posso dire una cosa, assessore, quello non è che uno, prima di fare un'interrogazione, credo che prima vado negli uffici e chiede agli uffici: guardate, c'è qualche cosa che non va, c'è un transennamento che effettivamente sta creando problemi. Ma questo io l'ho detto circa 3 mesi fa. Dopodiché ho fatto un'interrogazione il 10 giugno,
Non voglio esagerare, ma dopo una settimana buona, era stato ripristinato il danno. Una coincidenza, prendiamola come coincidenza. Però ci saranno altre coincidenze. Dopo le interrogazioni che faccio, ci sono ulteriori, subito, ci sono delle... purtroppo delle riparazioni avvengono, non so se parlando non si fanno, scrivendo, ah sì, succede così, allora vabbè, allora continuiamo a interrogare, assessore. Se è a piacere, sì, se no basta scrivere a me, io giro. Si è segnalato il consigliere Matronola, quindi si prega di verificare e ripristinare lo stato dei luoghi. Certo, si evita... Ma anche in commissione? Allora non scopriamo il nervo, non mettiamo il dito nel nervo, non è roba da commissione, no? Ah, va bene, vabbè, oggi sto tranquillo. Allora, interrogazione numero 36, presentata ai consiglieri Lozzi e Coia, riguardante l'area parcheggio sotto e cavalcheria della Nagnina. Prego, consigliere Lozzi. Allora sì, anche noi questa interrogazione l'abbiamo presentata il 10 giugno, praticamente sotto il cavalcavia della Tuscolana a livello della stazione Nagnina, dove era stato assegnato il parcheggio all'Aga, praticamente al... Consigliere Ozio, scusi un attimo. Che devo fare? No, scusi un attimo. Allora, l'interrogazione è numero 39. Che è stata presentata ai consiglieri Cerconi e Tredicina, riguarda sempre, diciamo, il cavalcavia di via Tuscolana. L'assessore, diciamo, nel suo intervento dovrebbe rispondere a tutte e due le interrogazioni. Quindi, consigliere Lozzi, prego. Magari la domanda è diversa, si parte dalle stesse premesse. Allora, all'epoca del 10 giugno, da circa 10 giorni, quindi i primi di giugno, fine di maggio, era stata chiusa l'area e si era creato un accampamento spontaneo, e quindi la domanda che sorgeva spontanea era il motivo della chiusura, perché non eravamo a conoscenza e se l'Aga era ancora affidataria dell'area, e poi come si poteva risolvere il problema dell'accampamento, perché purtroppo questi accampamenti spontanei sono pericolosi sia per le persone che vivono in quella situazione, ma anche per chi transita. Io in prima persona avevo subito, insomma, mi hanno tirato una bottiglia di birra dietro, quindi una cosa non molto piacevole. Quindi erano queste le domande. Consigliere Cercone, voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo semplicemente aggiungere che se non vado errata... Quello, per favore, un pochettino di più attenzione, grazie. Se non vado errata, il 15 maggio 2014 inizialmente era stata... tra virgolette bonificata l'area, erano state segnalate 15 persone e il problema che segnalavo appunto era, a seguito di questo intervento della polizia locale, come mai in realtà queste persone rifiutavano addirittura l'assistenza dei servizi sociali. Quindi ora il problema è se le abbiamo in qualche modo identificati, se siamo riusciti a ridurre il rischio o comunque ad identificare le persone. A pochi giorni di distanza si è ripresentato lo stesso problema, e io lo so che lei alza le mani come sempre quando mi faccio qualche interrogazione, però il problema al di là di tutto è insomma, se facciamo qualche cosa cerchiamo di far rispettare poi le leggi che abbiamo. Grazie. Prego, assessora. Presidente, scusi, prima che intervenga l'assessore, io vorrei parlare di un regolamento. In caso, io ho mia suocera che segue la TV qua, no? E non capisce queste cose. Perciò sarebbe cosa buona e giusta che lei fa l'interrogazione alla consigliera Lozzi, l'assessore risponde, e riprende la parola alla consigliera e l'assessore risponde. Così mia suocera capisce. Se no, no, che mi dice vabbè, poi però. No, perché lei non funziona, è un fatto di regolarità, non è una mozione che si parla, è un'interrogazione che l'assessore deve avere la pazienza di ascoltare e di rispondere. Se lei ha fatto l'osservazione, le sto rispondendo. Grazie. Come riguardo lo stesso argomento, credo che l'assessore possa... Ho capito, ma quella che sta a casa è la sua interrogazione. Prego, assessore. La ringrazio, signor Presidente, ringrazio le consigliere Lozzi e Cerconi. Allora, ricorderete in commissione illustrai i lavori
che derivano dall'accordo di Agri-Minerpol dell'otto funzionale 3. Il non utilizzo per 180 giorni, che è partito dalla metà di maggio, da parte dell'Aga del sottopasso dell'area sotto il cavalcaria sulla via Toscolana, deriva dai lavori che penso avete visto in questi giorni, stanno iniziando anche sul lato destro della via Toscolana uscendo da Roma, all'altezza della nuova viabilità che è limitrofa alla centrale dell'Enel, dalla parte di Villa Sette Bassi. Tutti questi lavori, fatti come opera scomputo di quel famoso accordo, prevedono, oltre che, ricorderete, il rinvio e la possibilità di attraversare la Toscolana per andare attraverso la nuova viabilità fino a via Walter Procaccini, anche la possibilità del rinvio su via Toscolana stessa sotto al cavalcavia. Bene, la sospensione per 180 giorni all'Aga dell'area che ha in gestione per la sosta tariffata deriva da questo, da questi lavori che devono essere fatti. Che cosa è successo in quel momento? Ahimè, essendo quello un luogo sensibile per gli accampamenti spontanei, perché? Perché gli emarginati cercano riparo con le tende nei posti, come dire, più idonei per poter sostare la notte, e quello lo è sempre stato. Quegli accampamenti c'erano anche prima della sospensione dell'autorizzazione all'Aga per la sosta, sono stati resi più evidenti nel momento in cui le automobili non parcheggiavano più. E come diceva la consigliera Cerconi, non c'è stato solo un intervento del NAE di pulizia nel momento in cui si è recintata l'area per cantiere, ma sono stati fatti da parte della polizia locale Settimo Toscolano altri interventi da parte del NAO per cercare, no, di scoraggiare l'insediamento. È chiaro che in una situazione di difficoltà come è quella che c'è in città rispetto a questi fenomeni, è difficile quotidianamente fare questa opera di prevenzione e talvolta, se è necessario, anche di repressione. Però posso sicuramente confermare che l'attenzione della polizia locale, del comandante, è massima rispetto a quel sito. I lavori, questa è un'ultima informazione anche se non l'avete rimarcata, hanno subito un leggero rallentamento nel loro inizio, perché essendo quella un'area di competenza dipartimentale dal punto di vista della viabilità, la progettazione manca purtroppo, ahimè, di alcune firme che stanno per essere apposte in calce al progetto, e quindi possiamo iniziare per completare questi lavori. Grazie. Se bisogna una replica da parte del proponente, mi sembra di no. Quindi passiamo all'interrogazione numero 37, presentata dal consigliere Matronola, riguardante via Marianopoli. Prego. Assessore, dopo mi dovrà spiegare se la viabilità in quel punto, sotto il cavalcavia, dipartimentale, e come mai noi abbiamo concesso all'Aga come municipio gli 80-100 posti. Dopo me lo devi spiegare. Cioè, sì. Ah, quello è il parcheggio, non fa, quindi il parcheggio laterale non fa parte della viabilità. Quando è stato tolto, quando non è stata concessa una pedana, perché c'era viabilità sul parcheggio? Sì, un'altra pedana, un'altra situazione che riguarda la stessa cosa. Il dipartimento ha dato esito negativo, perché ci sono i parcheggi? Perché dipendono dal dipartimento, quindi è tutto un problema. Cioè, io lo dico, dopo io diremo quando la prossima interrogazione, non a lei. Cioè, è a settembre, lo so.
Si riposi, assessore, si riposi molto. E però voglio dire, questo è l'assurdo, lo strano, che 180 giorni sospendiamo un parcheggio e nessuno dice niente. A me mi lascia pensare parecchio, assessore Morgia. A lei non gli fa pensare, perché in fin dei conti è giusto quello che dice lei. Temporaneamente e provvisoriamente è stata concessa quell'area. Andiamo oltre. Quel tanto non viene più data, gliela togliamo. A settembre gliela togliamo. Ok, andiamo avanti. Via Marianopoli, assessore. È una stupidaggine, non è una cosa. C'è una strada che purtroppo è una strada privata aperta al pubblico transito. La CEA ha fatto l'illuminazione e tutto quanto, però a un certo punto si è fermata, mancano 5 pali e questi 5 pali non si trovano i fondi per metterli. Vi premetto che io l'altro ieri ho presentato un emendamento al Comune di Roma, almeno il mio gruppo, proprio per richiedere i soldi necessari per lo stanziamento, per la messa in opera di 5 pali. Ma lo sapete, il municipio sarà al corrente di questo e se aveva fatto qualche iniziativa in merito per terminare l'illuminazione su quella strada. Tutto qui. Prego, assessore. Grazie. Consigliere Madrono lo sa sicuramente, diciamo, questo è un completamento. L'illuminazione. Io non è che decido mia sponte quali sono le strade da illuminare. Lei ricorderà sicuramente che nella scorsa consigliatura, in quelle precedenti, ci furono fatti degli atti di consiglio in cui venivano contemplate le strade dove dovevano essere posta l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale, illuminazione dai nortali sia al Dipartimento alla CEIP, per poter metterle nel programma di estensione della rete di illuminazione. Mi pare di ricordare, ma posso sbagliare, che via Marianopoli non era contemplata in queste strade, quindi è difficile che rispetto a atti di indirizzo che già esistenti si potevano fare azioni individuali, cosa che invece giustamente, se consigliere Matronola, può fare attraverso il gruppo in consiglio comunale sua sponte. Questa è una strada privata aperta al pubblico transito che fa parte dell'agro piano particolareggiato 37 di Vermicino. Ora, pure questi piani particolareggiati, i completamenti, dovremmo tutti insieme ragionare di quale utilizzo si devono fare degli oneri concessori, che io dico in maniera impropria, io spero che condividete con me, i consorzi ritengono che siano i loro, quelli sono risorse pubbliche e forse tutti quanti insieme, io vi dico che sia con l'assessore Caudo, ma ancora di più con l'assessore Masini, che ha la decologa su queste cose, stiamo ragionando di come modificare la delibera che regola i rapporti dei consorzi con l'amministrazione comunale e che di fatto, lo sapete bene perché non siete consiglieri di prima nomina, bypassano l'amministrazione municipale, che talvolta neanche è convocata per le conferenze di servizio delle opere pubbliche che i consorzi decidono in modo proprio rispetto e concordandolo con i dipartimenti. Per cui anche l'illuminazione, così come i marciapiedi, in questi consorzi, voi capite bene la difficoltà con le risorse che abbiamo a disposizione di intervenire, anche perché giuridicamente è difficile, se non impossibile. E mi pare di aver letto nelle convocazioni della Commissione Lavori Pubblici che recentemente sono stati auditi il comitato di Grigna Sant'Andrea, dove questo problema è ancora più evidente, perché la situazione delle strade è molto deficitaria e penso che ci possano essere le risorse per poter intervenire. Dopodiché sto lavorando insieme al Dipartimento affinché
si possano superare anche quei problemi giuridico-amministrativi, scusate, che regolano però questi rapporti e che dovremmo tutti quanti insieme spingere per poter modificare. Vorrei insieme alla commissione competente, alle commissioni competenti, perché poi c'è un ragionamento tra lavori pubblici, urbanistica, su queste cose, proporre magari alla ripresa dei lavori un atto di indirizzo politico che possa su questo aiutare chi di buona volontà nell'amministrazione comunale, sia esse maggioranza o opposizione, abbiano a cuore questo tema per poterci politicamente approcciare e dare una spinta in senso positivo. Grazie. Consigliere Matronova. Allora, diciamo che in parte prendo buona la risposta, assessore, però c'è, diciamo che i soldi sì, i consorzi ce l'hanno, non li spendono. Secondo me non c'è un controllo, lei dice che c'è un controllo da parte del Dipartimento, cioè non c'è un controllo da parte del Dipartimento secondo me, noi siamo emarginati, io mi sto battendo sempre, mi batterò, mi sono battuto anche prima, perché è inutile dire che, cioè, quando c'è un problema che non riusciamo a superare è un problema del Dipartimento, quando dobbiamo fare altra cosa è un problema, cioè uno scarica barile. Perché anche la rotatoria, quella che ieri lei ha fatto la riunione qui a... Osteria del Curato, ieri l'ha fatta, l'altro ieri, è un sopralluogo, però quel sopralluogo secondo me, assessore, vedete, qui si parla di pali, pertanto una cosa che viene da lontano, che il consigliere Tili aveva fatto già una mozione, una risoluzione all'epoca, e, però magari quello di ieri sarebbe stato giusto che quel sopralluogo, prima di effettuare quel sopralluogo, richiesto dal comitato di quartiere, quindi facciamo che il comitato di quartiere e consorzi ormai sono diventati i gestori del municipio, perché adesso si parla solo di comitati di quartiere, qualsiasi cosa il comitato di quartiere si fanno i sopralluoghi non con le commissioni competenti che possono esaminare il problema, no, si fa l'assessore col comitato di quartiere, e questo non può andare, assessore, perché se noi abbiamo una commissione lavori pubblici che deve fare quella, allora automaticamente, caro assessore, quella commissione si deve riunire e verificare, valutare le iniziative che bisogna intraprendere, quei lavori che bisogna fare. Non si può andare a fare una riunione, lei assessore giustamente può girare a 360 gradi, qui tutti gli assessori girano a 360 gradi, cosa che non facevano quelli del Comune di Roma all'epoca. Però voglio dire, si fanno delle riunioni che dovrebbero passare direttamente in commissione, prima in commissione, perché lei adesso è andata lì, ha valutato, ha guardato, ha verificato, ma adesso dovrà venire in commissione per decidere se è attuabile quello che lei ha detto, cioè se la rotatoria si può ingrandire, rimpiccolire, le alberature si possono mettere o non si possono mettere o tagliamo, ci dovrà venire. Sarebbe stato il caso che magari veniva un po' prima, sì. Si, diciamo, confrontava con i consiglieri che vivono anche sul territorio e magari il problema sarebbe stato un po' più veloce e il percorso sarebbe stato un po' più tranquillo. Grazie consigliere Matronova. Allora, adesso c'è l'interrogazione numero 38 alla quale dovrebbe rispondere l'assessore De Simone che sta arrivando. Quindi andiamo all'interrogazione numero 40. Una replica, non una replica, una spiegazione per quanto rappresentava la consigliere Manotro. Prendiamo, dai, vabbè. Tanto sono la risposta ancora. No. Vabbè, un minuto, assessore. Non mi parli dei... No, per precedere... Allora... Volevo solo precisare che io non ho detto nessuna riunione, no. Nessuno, cioè è il comitato di quartiere in relazione col dipartimento, il dipartimento ha chiamato il municipio, devo dire per il lavoro forse svolto di rapporto politico preventivo rispetto a quel tema che è prettamente dipartimentale dal punto di vista progettuale, lo diceva anche lei, i consorzi non hanno rispetto alla alle opere pubbliche che svolgono un obbligo rispetto al municipio di nessun tipo, okay? Tant'è che mi sono fatto carico di stabilire una relazione con il Dipartimento delle Periferie che fa capo all'assessore Masini in modo che comunque il municipio venga interpellato e auspicando
che invece di arrivare alla fine dei lavori si possa nel tempo arrivare all'inizio, in modo da dare il nostro contributo. Poi, se volete, nelle prossime commissioni, oppure ne parliamo, vi illustro quello che è lo stato dell'arte di quella progettualità. Grazie. Allora, l'assessore De Simoni è arrivato, però la consigliera Cerconi mi aveva pregato di poter anticipare la sua interrogazione perché ha un impegno non procrastinabile. Poi la consigliera Cerconi. Per una poteva aspettare, però visto che ci siamo, insomma, la faccio. E visto che insomma abbiamo un dialogo costante con l'assessore Morgia, anche questo è per lui e è sul PUP di, è sul PUP di Largo Vercelli. Il problema qual è? Sempre lo stesso, io ho una porzione di territorio dove anche vivo che è una buca continua, e da metro C e il PUP di Largo Vercelli, via Imera, tanto arriverà anche quella su via Imera, via Albalonga grazie a Dio ce l'hanno tolta, non so, forse l'hanno fatta giù 5 stelle, e Largo Vercelli, che dire, la situazione è quella che è, oltre a creare gravi disagi per la viabilità, perché è ovvio che Piazza Re di Roma è una porzione di territorio molto trafficata, la situazione è di maggior pericolosità lì dove iniziamo a scavare e per quanto al momento ne so, diciamo, i lavori adesso stanno andando abbastanza in profondità. Il problema è appunto la tenuta idrologica del terreno, visto che, io lo ripeto ogni volta, Piazza Pira abbiamo avuto la stessa situazione, poi terzo piano sotto dove dovevano arrivare i camion si è allagato completamente, oggi a maggior ragione ci sono problemi per tutti gli stabili che sono intorno alla piazza. Io volevo un attimo capire se la situazione era una situazione abbastanza diciamo sotto sorveglianza e che cosa intendiamo fare, insomma, perché veramente è una zona martoriata. Questo è, io lo continuo a ripetere, e per inciso apro e chiudo parentesi, se mi date un minuto, io continuo a chiedere se ci sono novità sul PUP di Giulia Agricola perché il 9 è passato, quindi se lei tra una risposta e l'altra vuole buttarmi lì qualche informazione io la accolgo volentieri. Grazie. Prego, assessore. Guardate, io non ho nulla di ufficiale sul PUP di Giulia Agricola, anche se sto cercando costantemente con gli uffici comunali, con l'avvocatura, di sapere come è andata l'udienza del 9 luglio. L'unica notizia che circola per il PUP di Giulia Agricola è che sono arrivati alcuni avvisi di garanzia rispetto ad alcuni soggetti che avevano partecipato alla... terrorismo. È vero? No, io non lo so, è vero o no? Sì, è vero. Allora sto dando ne fa. No, avvisi di garanzia. Vabbè, scusate, non dire colpevolezza, scusate, però io scusate, sono un garantista. Scusate, prego, assessore. Io dico, l'unica notizia che è arrivata che circola sul PUP di Giulia Agricola, sono arrivati alcuni soggetti che erano stati identificati nel momento in cui ci fu quel frangente, diciamo, un po' burrascoso, la sospensione dei lavori, che sono, ecco, stati raggiunti da questi avvisi di garanzia. È l'unica notizia che per adesso ho su Giulia Agricola. Qualora venissero o riuscissi ad avere una risposta formale rispetto all'esito dell'udienza del 9, sarà tempestivamente informato il Consiglio su Giulia Agricola. Per quanto riguarda il PUP di Largo Vercelli, come sa, è un PUP di 180 posti auto, è realizzato con la tecnica del top down e devo dire, se il parametro sono le sollecitazioni, le lamentele che il municipio attraverso l'URPA, attraverso gli uffici, attraverso il mio assessorato riceve dei cittadini, devo dire che è uno dei più tranquilli, nel senso che anche il disagio che c'è è oggettivo ed è grosso, perché quella è una zona comunque di forte traffico, che si dà, è stato gestito dagli uffici municipali, dalla polizia locale e dalla ditta, che ha rispettato senza nessuna omissione le prescrizioni fatte, tant'è che ci sono stati diversi sopralluoghi per razionalizzare al meglio la viabilità.
Per quanto riguarda la, come dire, l'effettivo svolgimento dei lavori e le garanzie di tipo geofisico, delle indagini, è chiaro che questa è tutta una partita che si è svolta preventivamente e che di cui fa capo al Dipartimento. Per quanto riguarda la durata dei lavori, credo che per la fine di ottobre, se la stagione non sarà pessima, il ripristino di superficie, in modo da ancor di più ripristinare la viabilità originale, sarà completato, tranne la parte di cantiere che è necessaria lì a Largo Vercelli. Per quanto riguarda il completamento dei lavori, che nel momento in cui termina il ripristino di superficie, quindi i sedimi stradali ridati alla viabilità quasi completamente, come dicevo prima, credo che ci voglia un altro anno. Però io credo, almeno per l'esperienza che ho dei lavori dei parcheggi interrati, un lavoro abbastanza, diciamo, nei tempi previsti e abbastanza celere. Grazie. Consigliere Cercone? Mi ritengo abbastanza soddisfatta, devo dire, quindi oggi non ho grandi critiche da fare. E per quanto riguarda, sì, oggi mi sento buona, per quanto invece riguarda il PUP di Giulia Agricola, mi lascio dire una cosa, che è veramente deprimente vedere come siano veloci ad arrivare certi avvisi di garanzia ai cittadini che manifestano. Io non c'ero all'epoca dei fatti, perché se non sbaglio si tratta del 2012, ora non ricordo bene perché io sono di primo pelo, come si dice, ma mi dispiace poi constatare come invece certe situazioni legali e non si riesca neanche a capire a che punto sono, e soprattutto non si riesca, insomma, a risolvere questo tipo di situazioni. Quindi c'è un po' una differenza di trattamento. Certo, gli avvisi di garanzia sono molto veloci, sono grazie, molto consigliere veloci. Grazie. Allora, torniamo all'interrogazione numero 38. Consigliere Matrono, autolavaggi, passi catabili, prego. Oh, assessore, buongiorno, ben arrivato. Allora, assessore, abbiamo parlato già diverse volte con questi benedetti passi carabili e non riesco a capire, ma com'è possibile aprire un'attività facendo salire le macchine sul marciapiede? Cioè, io mi chiedo, no? Noi apriamo un autolavaggio. Abbiamo un autolavaggio tranquillamente, gli diamo l'autorizzazione, tutto quanto, tutto a posto, però non hanno il passo carabile. No, dice, ora hanno fatto la domanda, pertanto è giusto. Però, secondo il codice della strada, è severamente vietato salire sul marciapiede con le quattro ruote o con le due ruote, è vietato. Allora, se c'è un'attività, secondo me c'è qualcosa che non mi quadra. L'altra settimana hanno chiuso per 4 giorni per un passo carabile un supermercato, Iperdem, per 4 giorni perché c'era una problematica sul passo carabile. Capisce, 70 operai fermi, la merce che si deteriorava, poi si è stato risolto tutto. Perché? Perché è arrivata un'ordinanza del Dipartimento che imponeva la chiusura. I vigili sono andati là e gli hanno notificato la chiusura. Quegli autolavaggi non funziona, continuano tranquillamente a 10 euro a lavorare, lavorano e lasci la macchina, la salgono sul marciapiede, la lavano, la riportano giù, la parcheggiano, e quando non ci sono e quando la mattina aprono, prima di aprire o la sera stessa, mettono autolavaggio. Pertanto impediscono alle macchine di parcheggiare, perché altrimenti non possono lavorare. Noi sappiamo tutto questo, vediamo tutto questo, ce l'abbiamo in via Lucio Sesti, in via Lucio Seiano, in Quintilio Varo, ce l'abbiamo a Marco Decumi, addirittura per terra proprio con la delimitazione gialla, fatta proprio così in modo molto casareccio, senza rispettare nessuna regola, nessuna misura, nulla. Però tranquillamente con la vernice gialla noi possiamo fare quello che ci pare. Poi magari ho detto, chiudiamo o contravvenzioniamo qualcuno perché c'è un problema sulla licenza, lo contravvenzioniamo, gli
gli comunichiamo la chiusura immediata, è successo anche a Via Tuscolana, qui vicino, stessa cosa, 2 giorni di chiusura, 8.000 euro di multa, però ripeto, con gli autolavaggi questo non funziona. Secondo me non ci sono scusanti, assessore, mi dispiace, ma non, perché qui c'è qualcosa che non va. O è la Polizia Municipale che non può intervenire o non interviene, o c'è qualcuno che rilascia le autorizzazioni da lontano, non lo so se addirittura dal Dipartimento, non tenendo conto del marciapiede, perché poi fare un passo garabile ha un costo, realizzare un passo garabile. Secondo una stima dovrebbe stare intorno ai 1.000, 1.200, 1.400 euro, perché è equivalente a una chiusura del passo garabile o la relativa apertura, ripeto, a un costo che si aggira intorno alle 1.400 euro. Allora le chiedo, assessore, è possibile accettare ancora questa situazione? E poi, ecco l'ultima cosa, poi lascio a lei la risposta, ma è mai possibile concedere un autolavaggio su un negozio? Cioè la gente passa e viene bagnata tranquillamente, perché è un negozio dove c'entra una macchina, pertanto purtroppo è normale che la lancia schizzi e bagni chi passa di fuori, ma avete mai controllato? Avete mai controllato se effettivamente esiste il depuratore per le acque? Cioè, ma noi diamo autorizzazione a un lavaggio usa i peggio saponi, perché non credo che usino saponi ecologici, ma credo che usino saponi abbastanza aggrappanti, inquinanti aggrappanti. Allora le chiedo 2 domande. Com'è possibile che nonostante non hanno il passo garabile continuano ad esercitare? Se è stato controllato, se vengono controllati al momento dell'apertura, se sono dotati del depuratore, quello è importante, o se scaricano direttamente in fogna? 3ª domanda, per me l'hanno chiusi, e lei mi risponde, mo dovrà dire, perché non è una domanda... Un'affermazione. Grazie, così. Prego, assessore. Aia, spengo. Dunque, lei, la questione di questi autolavaggi, ecco, l'interrogazione, diciamo, è l'esposizione che è stata fatta dal consigliere Matrono, la parte dal presupposto che questi autolavaggi siano privi dell'autorizzazione per il passo carrabile. Adesso tralascio il fatto che uno possa essere, cioè se l'attività si svolge all'interno, chi passa fuori non dovrebbe essere bagnato, insomma, quindi se poi invece l'attività viene fatta un po' dentro, un po' fuori, allora può accadere anche questo, però il problema è diverso, l'attività dovrebbe essere svolta all'interno e non sul marciapiede, potrebbe far pure, esatto. E il problema è, dicevo, parte dal presupposto che non ci sia il passo carrabile, l'autorizzazione. Questo invece non è così, non è così, perché la apertura di un'attività di autolavaggio avviene previa presentazione della SCIA, nella quale è prevista la dichiarazione degli estremi dell'autorizzazione per il passo carrabile. Ora cosa avviene, e mi interessa soffermarmi su questo incastro, che in realtà il rilascio dell'autorizzazione per il passo carrabile da parte dell'ufficio che è attivato presso la nostra UOT in questo caso può avvenire solo dopo la presentazione della SCIA, il che crea un incastro che porta ad una situazione di fatto che è la seguente, che quando si presenta la SCIA per richiedere l'apertura di un'attività di autolavaggio, nella maggior parte dei casi, per non dire nella totalità dei casi,
non vengono indicati gli estremi dell'autorizzazione per passo carrabile, ma gli estremi della richiesta di autorizzazione per il passo carrabile, che poi successivamente l'ufficio competente ovviamente provvede a rilasciare. Questo è il punto che può creare una discrepanza nei tempi tra quando magari parte l'attività e quando c'è il... Però la cosa che mi premeva sottolineare è che non c'è una autorizzazione per autolavaggio che non preveda una autorizzazione anche per il passo carrabile, con questa indicazione che ho dato adesso, che c'è un intreccio che... ovviamente non ho inventato io, e è un intreccio che porta ad indicare non gli estremi dell'autorizzazione ma della richiesta di autorizzazione di OSP, di passo carrabile. A questo punto è chiaro ed evidente che nel caso in cui un'attività inizi prima ancora che arrivi l'autorizzazione per il passo carrabile, si può verificare che una verifica dei vigili troverebbe un'attività aperta in attesa di autorizzazione per il passo carrabile, che però deve esserci, perché ripeto, nella scia che viene fatta per richiedere l'apertura di un'attività di questo tipo devono essere indicati gli estremi di questa, quantomeno richiesta di passo carrabile, quantomeno della richiesta di passo carrabile. Concludo dicendo che ringrazio anche il consigliere Matrona per aver messo in evidenza questo problema, perché secondo me dentro a questo intreccio c'è parte del problema. Dopodiché i passi carrabili, con le tempistiche che ovviamente gli uffici conoscono meglio di noi e che sono sicuramente motivate anche dalla mole di lavoro, il passo carrabile è una cosa che deve essere rilasciata e quindi dare luogo anche a quel pagamento di quanto dovuto, che come sappiamo non guasta per le casse del comune. Questo, voglio dire che questa interrogazione è anche l'occasione per mettere un po' a fuoco questo meccanismo, che ha una percentuale di perversità, ce l'ha al suo interno, se sono stato chiaro io nell'esposizione di qual è l'intreccio che si crea tra chi presenta la scia e la domanda per il passo carrabile. I controlli su queste attività, come su tutte le altre, vengono fatti, insomma, se c'è il caso di fare una verifica un po' più mirata per un settore che magari possiamo definire, se non perché dobbiamo mettere all'indice un settore piuttosto che un altro, ma magari un settore nuovo, questo ce lo possiamo almeno, no? Ce lo possiamo concedere che è un settore nuovo, perché questi autolavaggi fino a qualche anno fa non erano presenti, o comunque non erano presenti con queste modalità, cioè in negozi lungo una strada all'interno di un centro abitato, per cui magari il fatto che ci sia questo fenomeno nuovo può portare sicuramente ad avere un'attenzione diversa rispetto a quello che è stato in passato. Grazie. Consigliere Matronova. Assessore, io capisco questo ingranaggio, questo meccanismo, no? Però lei sa meglio di me che abbiamo grossi problemi sui passi carabili, grossi, addirittura... No, voglio dire, sono diversi, però c'è un problema. Alcuni di questi negozi, da quello che si vede, hanno richiesto o devono richiedere il passo carabile in prossimità di altri passi carabili, ciò non è possibile, no? Perché ci deve essere la distanza minima, che credo che siano 5 metri, 5 o 10 metri uno dall'altro, adesso non voglio dire un numero, e alcuni invece stanno proprio attaccati ad altri passi carabili, ciò non è possibile. Allora io le chiedo adesso, lo chiedo ufficialmente, le chiedo che lei deve effettuare un controllo su tutti gli autolavaggi, tutti, perché se non ci sono le condizioni per il passo carabile, vanno chiusi immediatamente, assessore, perché... Lei immagini quando una macchina esce dall'autolavaggio sul marciapiede, cioè una macchina in retromarcia esce dall'autolavaggio e deve attraversare il marciapiede, immagini un bambino che scappa dalle mani della mamma, no? E va sotto questa macchina, succede questo sul marciapiede, assessore, ci sono marciapiedi, io ne ho detti tre, due di questi sono di una pericolosità unica,
unica, e le dico che questo ce n'è una addirittura molto più pericoloso. Su un marciapiede esterno di circa, che credo che non arrivi neanche a 3 metri, c'è un autolavaggio, la gente è costretta a camminare a fianco, proprio diciamo a fianco al negozio, viene bagnata tranquillamente. Ma questo non è possibile, perché lei mi può dire che sono realtà nuove, assessore, e questo posso dire, dice, sono realtà nuove, sono posti di lavoro, magari egiziani, posti di lavoro non italiani, però egiziani, però prendiamoli, sono posti di lavoro, ma non si può accettare, non possiamo accettare adesso, perché prima erano le frutterie, e le frutterie facevano come gli pare, mettevano i cassetti fuori tranquillamente, doppio mercato fuori tranquillamente, e fanno ancora, nonostante che vanno lì, vanno, gli fanno la multa, però la multa viene notificata nel Bangladesh, quindi nel Bangladesh chi ce va nel Bangladesh? Non ci si può andare, e pertanto non pagheranno mai le multe e continuano a perseverare nell'abuso. Adesso se dobbiamo fare delle multe agli egiziani, dobbiamo notificarli in Egitto, perché questo sarà il problema, perché al momento che uno entra dentro il passo, dentro al negozio, gli chiede, scusate, chi è il titolare, sta in Egitto, gli danno l'indirizzo dell'Egitto, ma questo non possiamo più tollerarlo. Al momento della presentazione, questo spero che lei, assessore, se ne prenda cura, noi dobbiamo fare in maniera che se vogliono aprire le attività, no gli stranieri tutti, perché sennò mi dico che sono razzista, pertanto devono avere almeno una residenza, ma devono avere residenza a Roma, nel Lazio, in Italia. Comunque voglio far aperta la replica, però per tutti. Assessore, bisogna cambiare regolamento, cioè non possiamo andare avanti, non possiamo, perché se noi continuiamo ad avere un regolamento obsoleto, vecchio, che purtroppo non trova quei paletti, è normale che questi continuino, perché tutti, io dico, adesso parliamo degli stranieri, che sono più bravi di noi a fare certe cose, lo devo dire, perché purtroppo riescono a mettere le cassette fuori, ad occupare due metri di territorio fuori all'esterno, è vietato, il vigile fa la multa, va nel Bangladesh, prendi la bancarella, stessa cosa, gli fai la multa perché c'ha gli abiti accesi, tu stai il titolare, stai in India, cioè questo non possiamo più tollerare. Allora, questo è un problema, quello dei passi carabini per gli autolavaggi è un problema più serio, è un problema di sicurezza, quindi la invito, assessore, a farsene proprio carico in commissione, ci sarà anche la presidente Caccamo, perché bisogna assolutamente intervenire, perché non possiamo più andare avanti così. Grazie consigliere Matera. Interrogazione numero 41, sempre consigliere Matera, la prego. Perché ho ripresentato l'interrogazione, assessore? Non è possibile, no? Lei sa meglio di me che le interrogazioni, una volta presentate e una volta che uno risponde. Non è la prima che riprende, però basta, invertendo i fattori, il risultato non cambia. E io che cosa le ho detto? Lei l'altra volta insisteva e mi ha risposto sull'interrogazione di via San Matteo, facendo riferimento a via del Fosso di San Matteo, pertanto mi ha fatto tutta una filippica, no, lì c'è previsto il parcheggio, il senso unico, io insisto, dico, forse mi sono sbagliato, ma io intendevo San Matteo, dice no, via del Fosso, il parcheggio con la piazza Cavassini e la Bavaria non ha nulla a che vedere con via di San Matteo. I vigili, lo so, sono andati 3 giorni fa sul posto, l'interrogazione risale, questa al 30 giugno, ma quella che avevo fatto io risaleva molto prima, quindi quando ha capito... Stesso, però c'era quell'equivoco che non aveva interessato solo noi due ma anche i vigili, ha capito? Mi permetta, forse non era precisa. No, l'interrogazione c'era scritto via di San Matteo, non c'era scritto via del Fosso di San Matteo, qualcuno ha voluto confondere il fosso con la via, no, via di San Matteo, è un'altra cosa. Io perché gli ho ripresentato, ne abbiamo pure parlato, assessore, lì ci stanno problemi di viabilità, parte la realizzazione del senso unico che può essere fattibile o no, perché lì c'è un grosso problema, c'è un problema purtroppo, glielo dico così prima che mi risponda e magari dopo devo replicare in maniera un po' più forte, lì c'è un problema che quando entro, siccome ha visto Vermicino, è una zona in grande espansione, no?
e entrano betoniere, camion, tutto quanto. Lei sa meglio di me, assessore, che in quella via non si può transitare entrando da San Matteo, cioè entrando da Tuscolana Alta, perché la betoniera o il camion o qualsiasi non possono girare, creerebbe grossi problemi. Pertanto lei, sono contento che ha mandato sui vigili l'altro ieri, ma sono contento perché ci sono riandati, io dico, hanno verificato, hanno guardato, stanno studiando la situazione, ma questa situazione io l'ho presentata, ripeto, 3 mesi fa, 4 mesi fa, per me era già realizzata più che studiata. Adesso le chiedo se è possibile questa realizzazione, i tempi, e altrimenti se ci sono grossi problemi di viabilità possiamo anche lasciare stare, perché io sono ritornato sul posto e ho visto che ci stanno problemi non abbastanza grandi, seri. Grazie. Prego, assessore. Grazie Presidente, no, al di là delle schermaglie politiche, insomma, per rendere il clima, diciamo, meno pesante, ma l'interrogazione che aveva presentato a numero 21, che era di maggio scorso, 27 maggio fine, insomma, dopo le elezioni probabilmente è andata a raccogliere consenso, dopo le... no, quelle europee, quelle di quest'anno. Io capisco che è difficile per lei ricordarle, insomma, non è poi andata tanto bene. No, ma la polizia locale, sollecitata sia la volta scorsa che questa, proprio nello spirito propositivo di cercare di migliorare la viabilità, perché noi soprattutto nell'Estragra, non solo a Vermicino ma a Centroni, abbiamo dei problemi di viabilità. Perché? Perché i quartieri si espandono, i piani particolareggiati secondo le regole, gli agro, vengono nuove edificazioni, ma la viabilità è sofferta. E quello che lei evidenziava, insomma, è un tema che Vermicino ha da sempre. Io apprezzo molto, diciamo, lo spirito con cui ha rappresentato questa interrogazione, ma proprio perché è fattivo, la Polizia Municipale sta valutando se ci sono le condizioni per istituire il senso unico, però non è una decisione, diciamo, facile da prendere nel valutare i pro e i contro. Possiamo pure incontrare insieme gli organi di polizia locale per poter valutare pure insieme quali sono i pro e i contro, fermo restando che la decisione spetta a loro, e questo mi hanno rappresentato anche in una nota che mi hanno inviato nella giornata di ieri, proprio su mia sollecitazione a seguito del sopralluogo che lei ha menzionato. Grazie. Consigliera? Vabbè, assessore, io capisco che lei si porta dietro i pezzi di carta, però ha dimenticato un pezzo di carta, uno l'ha dimenticato, assessore, la commissione lavori pubblici. Non le dice niente? Io non so. No, lei non fa parte, lei non legge gli atti della commissione lavori pubblici, sì? Io non sono membro della commissione. Sì, ma legge gli atti, perché se non legge gli atti è ancora più grave che non è membro. No, io legge. E allora quindi lei doveva leggere che circa sei mesi fa, forse qualche giorno in più di 6 mesi, il sottoscritto ha presentato tutto in commissione lavori pubblici. La commissione lavori pubblici ne ha preso atto, ha trasmesso il tutto, e se io ho presentato il 21 maggio la prima interrogazione, evidentemente, perché dopo 5 mesi di attesa c'è qualcosa che non va, perché, e già io l'ho detto l'altra volta, se la commissione partorisce un atto insieme a tutti e prende per buono la proposta che è stata fatta da un consigliere o da altri consiglieri e dopo non segue l'iter, cioè qui stiamo proprio male, assessore, perché dobbiamo arrivare adesso ad avere delle spiegazioni che lei non doveva dare qui, ma le doveva dare direttamente in commissione. Lo so che gli viene il mal di testa, io sono contento, no, mi dispiace perché non dorme, gli viene il mal di testa con me, io sono contento, no, cioè mi dispiace, non che sono contento. Io le auguro pure che lei adesso si diverta, si riposi in questi giorni,
Perché, assessore, c'è qualcosa che non va proprio a livello gestionale. Un assessore che viene a rispondere per ben due volte a un'interrogazione, pur sapendo che c'era una commissione che aveva partorito un atto, una comunicazione o quello che sia, e lei mi viene a rispondere qua e mi dice, sempre con la sua ironia come via del Fosso di San Matteo, la sua ironia dice, consigliere Matrono l'ha presentata il 21, non l'ho presentata il 21, l'ho presentata 7 mesi fa dal 21, quindi dopo 7 mesi lei mi viene a rispondere che i vigili l'altro ieri ci sono andati, perché? Perché io la stavo interrogando nuovamente. Allora che cosa hanno fatto i vigili? Sono adesso e sono andato a vedere, ma tutti gli atti che ha prodotto la commissione, noi ci siamo riuniti nella commissione lavori pubblici, 12 consiglieri hanno presenti in quel momento, perdita di tempo, danno all'erario, perché c'è anche il danno all'erario, come qualcuno menzionava, perché se una commissione si riunisce e non produce, cioè produce oppure e non segue tutto il resto, allora a quel punto lì posso capire che ci può essere il danno all'erario, perché significa che abbiamo parlato di aria fritta. Pertanto la invito nuovamente, assessore, ma questo glielo dico è l'ennesima volta: o lei controlla meglio la sua commissione, perché la commissione dipende da lei, o altrimenti deve prendere seri provvedimenti sulla commissione. Ma no, perché ce l'ho con il consigliere Matrona. Chiudo. Una brava persona, anche se dopo un anno purtroppo deve imparare che la commissione funziona. Grazie, consigliere Matrona. Grazie. Finisco. Quindi, assessore, quello che le chiedo, non voglio attaccare il presidente dei lavori pubblici, no, non ti attacco, non te sto attaccando, perché io posso capire l'inesperienza all'inizio della consigliatura, ma dopo un anno di lavoro, se ancora non capisce come funziona le commissioni, se non riusciamo a capire quello che deve produrre la commissione, beh, mi dispiace, consigliere Cofano, però lei deve rassegnare. Grazie, consigliere Cofano. Allora, le ultime due interrogazioni riguardano Villa Fiorelli, cioè se la consigliera Lozzi o consigliere Coia possono presentare insieme, così l'assessore dà un'unica risposta, grazie. Allora, una riguarda la villa in generale e l'altra il centro anziani di Villa Fiorelli. Allora, noi sappiamo che questa villa già nel 2003 è stata oggetto di riqualificazione ad opera del comune, ma purtroppo per la mancanza di manutenzione è di nuovo in uno stato di degrado molto evidente, di cui i cittadini si lamentano continuamente. Inoltre, circa 8 mesi fa avevamo già presentato noi una mozione e avevamo avuto poi dei chiarimenti, ma purtroppo gli uffici del comune, come era previsto, sono molto lenti, e quindi. Però a quanto pare sono stati stanziati altri 700.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria, tra cui ripristino dell'impianto fognario, rifacimento della pavimentazione e la riparazione dell'impianto di irrigazione. Da quanto dice la responsabile del procedimento, insomma, che diceva il 6 maggio, che adesso invece dovrebbe essere andata in pensione, quindi non è più lei, il progetto era stato approvato all'epoca in conferenza dei servizi ed era in attesa di un nulla osta della sovrintendenza di Stato, a cui dovrebbe seguire poi la progettazione esecutiva. Ecco, noi vorremmo sapere innanzitutto a che punto è l'iter di approvazione di questo progetto, se finalmente arriveranno questi fondi, se c'è una data certa per l'inizio lavori, e poi un altro problema che era stato sollevato nella villa, proprio la mancanza di manutenzione sia da parte del servizio giardini che dell'AMA, perché una parte, credo l'area cani e l'anello intorno è di competenza dell'AMA e il servizio giardini il resto, però un po' si rimpallano le competenze e comunque l'area non viene manutenzionata, e quindi se si intendeva un attimino sollecitare almeno ognuno per le proprie competenze a svolgere il lavoro che devono fare. Mentre per il centro anziani, anche qua era in piedi un progetto diviso in due lotti funzionali, una parte che riguardava la ristrutturazione con ampliamento dell'edificio principale e poi la demolizione della parte degli abusi che sono lì. Sembra che la seconda parte sia stata definanziata, così le notizie che arrivano, però fondamentalmente ad oggi è stata semplicemente richiusa la buca che era stata fatta dalla ditta che avrebbe dovuto iniziare i lavori. Ecco, notizie in merito anche a questi lavori relativi al centro anziani. Grazie, consigliere Lozzi. Prego, assessore. Signor Presidente, consigliere Lozzi, quanto rappresentato dalla consigliera è grosso modo lo stato dell'arte della situazione
sui due finanziamenti che, ribadisco al Consiglio, sono certi, che sono uno in capo al Dipartimento SIMU, l'altro in capo al Dipartimento Ambiente, e che riguardano gli interventi di rifacimento, di manutenzione straordinaria del centro anziani e di riqualificazione ambientale della villa da parte del Dipartimento Ambiente. Ripeto, i finanziamenti sono certi, ci sono, la consigliera ha ben rappresentato la situazione amministrativa. In tutti e due i casi c'è stato un avvicendamento per i pensionamenti che ci sono stati e che ci sono tuttora fino a questi giorni. Io rappresento al Consiglio che siamo in una difficoltà, ma l'amministrazione comunale è nel suo insieme in difficoltà, perché la scadenza, ne dico una, dei bandi della nomina delle posizioni organizzative fa sì che nell'incertezza di una proroga o di una nuova nomina tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono in possibilità di andare in pensione stanno andando in pensione, e noi nell'ex, nel municipio settimo, sia nell'ex nono che nell'ex decimo, abbiamo diversi, soprattutto nell'ufficio tecnico, situazioni di questo tipo e nella OSPA, e quindi andiamo anche in una difficoltà di gestione della macchina amministrativa, e questo avviene a tutti i livelli, anche nei dipartimenti. In questi casi c'è stato pure un avvicendamento da parte del SIMO, della responsabile del procedimento che riguarda la riqualificazione del centro anziani. Io una buona notizia che proprio di questi giorni è che si sta concludendo l'iter che era stato avviato al Dipartimento sui SIMU per quanto riguarda il centro anziani, per poter iniziare i lavori. Che cosa è successo là? Lo ribadiscono, forse l'altra interrogazione che mi era stata presentata l'ho detto, ma lì c'è stato un cambio di ditta, la ditta che è subentrata prima di entrare nel cantiere bisogna valutare quali sono stati i lavori effettuati dalla ditta che è stata per gravi inadempienze rimossa dall'amministrazione comunale tramite una perizia, e questa perizia deve essere fatta da un soggetto terzo, un altro architetto dell'amministrazione comunale. In questi giorni si sta concludendo questo iter, altrimenti la ragioneria non dà la disponibilità delle somme, la possibilità di utilizzare le somme per avviare i lavori del centro anziani. C'era un accordo con i precedenti responsabili dei procedimenti, in un incontro che in cui avevo presenziato al Dipartimento Ambiente, che prevedeva che terminati i lavori del Dipartimento SIMU iniziavano quelli per l'isanamento ambientale e complessivo della villa. Questo perché? Perché è chiaro che l'incidenza dei due interventi potevano creare problemi sulle lavorazioni. Sarà mia cura, appena ricomincia, perché c'è pure il periodo delle ferie, sicuramente a settembre convocare una nuova riunione per poter mettere in sinergia questi due interventi in modo che il risultato sia il migliore possibile per l'amministrazione, ma soprattutto per i cittadini. Grazie. Consigliera Lozzi? Sì, no, nel senso ringrazio l'assessore per aver specificato quali sono le problematiche, alquanto comunque paradossale. Le colpe logicamente non sono le nostre, ma a quanto pare l'amministrazione capitolina ha dei ritmi quasi indonesiani nello svolgere i lavori in una città che di indonesiano ha ben poco, quindi probabilmente forse bisognerebbe cominciare a lavorare nel riorganizzare la struttura amministrativa dalla base dei municipi al comune, ai dipartimenti, e quindi magari nelle commissioni competenti, non so, non ricordo se c'è una commissione che debba parlare di personale o meno, magari invitare anche il nostro assessore per capire che cosa si sta facendo sul personale sia qua, e magari sollecitare con qualche atto una sistemazione del personale a livello capitolino, visto che la maggior parte degli intoppi avvengono sempre per colpe burocratiche e amministrative.
Grazie consigliere Lozzi, allora abbiamo chiuso, quindi il consiglio è chiuso. Vi ricordo che nella conferenza dei capigruppo abbiamo deciso per il consiglio, di convocare il consiglio il 24 mattina. Bene. Arrivederci.